un primo episodio della storia alternativa della Guerra Fredda. Quindi, detto ciò, cominciamo. In Iraq ci sono delle stabilità pericolose politiche, Persia. Oh no, ribelli repubblicani, ve lo scordate? No, no! Adesso sarà guerra. Ehi, Unione Sovietica, se mi dare delle armi entrerò nel patto di Varsavia. Ok, molto volentieri, tieni un po' di armi. Erika, se mi dare delle armi entrerò nella NATO, va bene? Va bene, ok, tieni un po' di armi. Comunque ragazzi, non c'è il Sud America prima di dirlo. Il comunismo in Iraq, in Iran, e la battaglia si avventano. La Repubblica, il comunismo ha una vittoria schiacciante sulla Persia, ma grazie ad alcune armi americane riescono a respingere. L'Iraq sbarca dal mare, una grande flotta che distrugge tantissimo quella dell'impero persiano. Siamo. America, mi stanno distruggendo. Ho bisogno di una mano, ti prego. Tieni tutte le mie armi. Eccotele. Unione Sovietica, che ne dici di darmi un nucleare? Così li distruggerò completamente. No, no. Voglio scatenare guerre nucleari. Però se vuoi avrei tante delle mie armi. Mi devo accontentare, quindi va bene. Con tutte le armi americane, l'impero persiano riesce con un leggero vantaggio, ma alla fine l'Iran sbarca da tutte le parti. Per la Persia oramai la fine, la capitale è circondata. Le altre province sono quasi distrutte. Io mi arrendo, è finito per me. Americani, mi dispiace. Oh, adesso entrerò nel patto di Varsavia. Beh, benvenuto, ti presento tutti i membri. Sia, abbiamo loro. Ciao Persia. Ciao Iran. Come va? Sono la Bulgaria. Io sono la Germania dell'Est. Io invece sono la Repubblica Romena Popolare, la Repubblica Popolare di Romania. E benvenuto Iran. Io invece sono l'Albania, un altro stato comunista. E comunque già. E buongiorno, ci sono anch'io, l'Ungheria. Grazie a tutti per avermi accolto. Adesso vi farò vedere la cartina delle due alleanze. Ah, e buongiorno Iran, sono anch'io, la Cecoslovacchia. E buongiorno, io invece sono la Repubblica Popolare di Polonia. Spero che ti troverai bene. Scusate, comunque non li avevo presenti. Questo è il patto di Varsavia, quindi quello che ho usato qua, e questa è la NATO. Attualmente, okay, ragazzi, il video finisce qua. Spero che questa prima episodio basta. Se è piaciuto state tranquilli, continuerò con la del risorgimento, solo che molto probabilmente la rimanderò un pochettino. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!